Ora vi raccontiamo la storia di un ragazzo di Montemilone, un piccolo paesino di poco più di 1000 abitanti al confine tra la Puglia e la Basilicata. Da vicende familiari molto difficili ha trovato ispirazione per realizzare delle miniature di scene sacre e di San Pio, delle vere e proprie opere d'arte. San Pio da Pietrelcina dialoga con Gesù. La sua voce originale, la musica e dei piccoli e silenziosi motori che animano la scena regalano un particolare effetto allo spettatore. È una delle scene animate realizzate da Antonio Stregapede, 33enne originario di Montemilone, un piccolo centro all'estremo nord della Basilicata, con la passione per l'arte. Una passione, per amore della verità, scoperta solo 3 anni fa, in un momento difficile della vita di Antonio. Questa mia passione è nata dalla malattia di mio padre, quando nel 2016 abbiamo scoperto che mio padre aveva un tumore. Da lì ho passato un bruttissimo periodo della mia vita, quindi stress, ansia, problemi, su per gli ospedali, su e giù per gli ospedali. E da lì ho iniziato, come dire, a trovare la mia valvola di sfogo nell'arte. E pensare che a scuola il professore diceva ad Antonio che di arte capiva poco o niente. Invece oggi presepi e scene sacre realizzate con una incredibile perfezione, nei particolari, dimostrano esattamente il contrario. Per realizzare una scena animata bisogna sempre partire dall'immaginazione. Tutto il lavoro che si fa ed è il lavoro, diciamo, più difficoltoso è quello di immaginare, di poter realizzare quello che si immagina. Ma quali materiali si utilizzano per realizzare queste scene? Sughero, la pasta di legno che è un intonaco per il legno, segatura, muschio tritato, tutte cose che comunque si trovano nell'ambiente naturale. Un presepe e una statua di San Pio a grandezza naturale sono ora nel reparto di pediatria oncologica dell'ospedale di San Giovanni Rotondo, donate da Antonio ai medici e agli infermieri che si sono presi cura dei suoi genitori. La flagellazione è una delle scene che mi ricorda di più il periodo in cui ho vissuto tutta la malattia dei miei genitori, sia di mio padre che di mia madre. Quindi io, come dire, quando realizzo scene della passione di Cristo, vado a mettere, diciamo, tutto me stesso e tutti i dolori che ho provato in quel periodo, in quelle scene. La sua ultima fatica artistica ha come protagonisti San Pio e Papa Francesco. Nella mano destra San Pio ha una lettera scritta da Papa Francesco dove chiede di pregare per noi, di pregare per tutto il mondo, soprattutto in questo periodo che stiamo attraversando.